Il campionato italiano velocità montagna ha alzato il sipario nella sontuosa cornice della 63esima Coppa Selva di Fasano. La gara, organizzata dalla Egnatia Corse per il suo rientro nella massima serie tricolore, ha come sempre acceso le luci della festa e si è ripresentata in grande spolvero ad aprire il calendario 2022. Grande fermento nella città che sente con passione l'evento e che vanta numerosi piloti e preparatori. Le settimane che precedono e seguono la competizione sono il filo conduttore di tutte le conversazioni fasanesi. Ospiti, personaggi televisivi dello spettacolo e nomi importanti arricchiscono l'atmosfera del fine settimana pugliese nella località, nota per la sua selva, ma anche per il rinomato Zoo Safari. L'organizzatrice Laura De Mola, attenta e meticolosa regista dell'evento, come sempre, pronta a svolgere l'onorevole ruolo di apripista, questa volta insieme al drive di Formula 1 Giancarlo Fisichella, in una prestigiosa passerella salutata dal numeroso pubblico tornato ai lati del tracciato. In top 10 è entrato a pieno merito Ettore Bassi, l'apprezzato e noto attore che riscuote sempre gratificazioni maggiori dalle competizioni e che è stato il migliore tra le Wolf GB08 Thunder spinte da motori Aprilia. Proprio alle monoposto in arrivo dal tricolore prototipi in pista, sfortuna in gara per il padrone di casa Francesco Leogrande, che ha tagliato il traguardo con la ruota anteriore sinistra evidentemente danneggiata, ma ha preso il via in gara 2 ed ha ottenuto il miglior riscontro parziale. Ma guarda, sono molto contento perché sono riuscito a fare progressi manche dopo manche. Ieri siamo partiti molto guardinghi perché avevo bisogno di familiarizzare un po' con questa nuova macchina. Ho progredito nella seconda manche, oggi avevo desiderio di migliorare, ci sono riuscito e sono contentissimo perché comunque mi sono divertito. Mi sono divertito sotto tutti i punti di vista. E ho visto che in effetti preparare uno spettacolo, preparare una gara coinvolge sentimenti, emozioni, ma anche qualità, caratteristiche, peculiarità, capacità molto 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 simili, sono quasi sovrapponibili. Questo mi è sembrato molto interessante e quindi ho cercato di raccontarlo in un docufilm che uscirà tra poco, si chiama Stage and Race, e insomma che poi ha anche una dedica particolare perché poi insomma in particolar modo qui siamo anche a Fasano, c'è questa gara dentro il film e qui c'è un ricordo particolare con il mio papà che insomma è sempre con me nell'abitacolo. È bella, è andata molto bene, evidentemente anche questo progetto, questo lavoro mi ha portato fortuna e poi comunque il lavoro della squadra, del team, la Wolf, la macchina, veramente eccezionale, sono molto contento, veramente molto contento. Sicuramente è molto gratificante vedere quanti passi in avanti hai fatto nella tua carriera di pilota perché proprio in queste condizioni hai potuto concretizzare questo risultato. No, infatti, guarda, era una condizione più difficile in questa seconda manche della precedente perché è raffreddato ancora di più, le gomme erano usurate, insomma la situazione era complicata e quindi è andata molto bene, sono contento. In Racing Star Turbo RSTB ha prevalso Giovanni Luca Mirabile, che con la Mini John Cooper Works 1006 ha siglato due salite da manuale, precedendo il costante Angelo Loconte su Peugeot 308 GT, entrambi piloti di casa. Capolavoro di Silvestro De Mola, che con la Peugeot 106 1006 è primeggiato nel gruppo dell'RS Aspirate, davanti al detentore della Coppa Francesco Paolo Cicalese, che nonostante una toccata all'anteriore in gara 1, ha a sua volta vinto la classe 2000 dopo un 1-1 con il conterraneo Antonio Vassallo su Renault Clio. Supremazia del cosentino Giuseppe Aragona su Mini John Cooper Works in gruppo Racing Start Plus, in attesa del salto di categoria e del debutto della nuova Volkswagen Golf. Seconda posizione un po' stretta al campione in carica Vito Tagliente su Peugeot 308 GT, con l'auto frenata da un problema in gara 1. Tra le vetture con motorizzazioni aspirate, successo per il messinese Salvatore Venuti, che con la sua Peugeot 106 1006 ha tagliato il traguardo davanti all'esperto calabrese Arduino Eusebio, passato ora su Citroën Saxo. Doppio successo in RS Plus Cup per il salernitano Angelo Marino al debutto, ma subito a suo agio sulla Seat Leon Cupra in arrivo dalla pista, dopo la stagione su una sports car per l'Alfiere Speedmotor. Seconda piazza per l'altro salernitano Giovanni Loffredo sulla Peugeot 308 CCR da 1600 cc. Podio di categoria completato dal siciliano di Bergamo Rosario Parrino, anche lui all'esordio sulla nuova Cupra Leon. Doppietta in gruppo E1 ed una gara a testa tra l'inossidabile teramano Roberto Di Giuseppe, che ha ritrovato appieno la sua bella Alfa 155 GTA, ed il salernitano Giuseppe D'Angelo con la nuova e subito convincente Renault Clio. Terza piazza per il driver di casa Vito Micoli, che al volante della Renault 5 GT Turbo è stato rallentato da un concorrente doppiato in gara 1.
Sfida tra le estreme vetture silhouette di gruppo E2SH, primo acuto di Marco Gramenzi, che ha apprezzato i concreti progressi dell'Alfa 4C01 MG Furore Zytec. Rientro convincente, ma ancora con margine da colmare per Fulvio Giuliani, che ha ripreso rapidamente il ritmo di gara sulla Lancia Delta Evo. Con la settima posizione assoluta, Ivan Pezzolla sul Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 ha vinto l'appassionante e coinvolgente duello per il gruppo GT. Disputato con il tenace foggiano Lucio Perugini su Ferrari 488 Challenge. Il padrone di casa, dopo alcune regolazioni effettuate dal Lamborghini squadra corse, è accaparbiamente rimontato con una perfetta gara 2, dove ha abbassato il tempo. Sì, assolutamente sì, sono soddisfatto. Obiettivo quasi raggiunto, nel senso che abbiamo raccolto davvero dei dati importanti. In effetti nella seconda gara abbiamo migliorato e questo si è visto in termini di crono. La sfida è stata entusiasmante con l'amico Lucio, e il tiraggio è stato sicuramente interessante per noi, ma probabilmente anche per il pubblico. Perugini ha vinto gara 1 ed ha guadagnato la nona piazza generale al suo ritorno al volante dopo due anni, trovando un'immediata intesa con la 488 del Cavallino, ed ora guarda con fiducia al campionato. È la prima gara con la 488, una gran messa a punto con AF Corse ed Avon Tires. Abbiamo fatto un buon lavoro come prima gara, però è tutta da sviluppare ancora. Tutta da sviluppare senz'altro. Quali punti di forza hai apprezzato in particolare per poter ottenere la prestazione? Beh, scendendo da Lamborghini dopo due anni con loro e salendo su questa macchina, il motore Ferrari è qualcosa di incredibile. Coppia bassi, medi e alti regimi infinita, per cui il motore decisamente Ferrari incredibile. Obiettivo centrato dunque per la casa di Sant'Agata bolognese, arrivata in Puglia con il preciso intento di raccogliere dati utili da mettere a disposizione dei piloti che corrono con il blasonato marchio, come ha affermato lo stesso responsabile della squadra, Giorgio Sanna. Sì, gli obiettivi sono molteplici. Innanzitutto abbiamo una domanda crescente da parte di piloti, clienti, squadre che vogliono cimentarsi nel CVM con le Lamborghini, quindi nello specifico con le Huracan Super Trofeo. Dunque siamo qui nuovamente insieme a Ivan Pezzolla in qualità di tester in questo caso, per raccogliere dati, informazioni che possono essere utili poi ai team clienti per la messa a punto delle vetture. E poi è sempre un'occasione nelle gare in salita per avvicinarci al grande pubblico. La caratteristica di queste competizioni è proprio il fatto che si corre a casa del pubblico, non è il pubblico a venire a casa nostra, e questa è un'opportunità anche per noi come Lamborghini Squadra Corse di avvicinarci e di far sognare anche il grande pubblico con la bellezza delle nostre vetture. Simone Fagioli su Norma M20 FC Zytec ha dominato e vinto la 63esima Coppa Selva di Fasano, round d'apertura del campionato italiano velocità montagna. Il fiorentino della Best Lap ha ottenuto due tempi fotocopia con la biposto di gruppo E2SC equipaggiata con gomme Pirelli. 2 minuti, 7 secondi e 61 centesimi nella prima salita, crono poi aumentato di soli 36 centesimi sul secondo passaggio lungo i 5.600 metri del tracciato pugliese. Oggi era difficile specialmente di testa perché c'è stato tanti incidenti, il meteo è cambiato, era difficile la scelta dei pneumatici perché da ieri a oggi c'era una differenza di 15 gradi di temperatura esterna e 20 gradi dell'asfalto, quindi è stato trasformato tutto in modo radicale. Noi siamo stati bravi ad andargli incontro con la scelta dei pneumatici, Pirelli, grande gomma, col freddo è risultata veramente ottima. E anche i ragazzi hanno lavorato benissimo sulla macchina, sono contento perché oggi è stata veramente insidiosa. Mi dispiace per gli incidenti che ci sono stati a Ligata, a Fazzino, anche a tutti gli altri, perché sono giovani che servono nel nostro campionato, quindi faccio l'augurio di tornare prima possibile.
sono contento di aver portato a casa la prima di campionato. Accesa lotta per completare il podio. Seconda posizione per il trentino Diego De Gasperi, che su Osella è per 30 Zaite, che è stato il primo tra le monoposto di gruppo E2 SS. Anche per Alfiere V Motorsport la scelta di gomme è stata determinante, complici le temperature più basse di gara 2 che sono costate qualcosa. Podio tutto all'insegna del team Fagioli, completato dal ragusano Franco Caruso, che ha compiuto due salite in progressione sulla nuova Proto NP012 e alla fine non ha nascosto la soddisfazione per un piazzamento molto gratificante con il secondo tempo di gara 2, quando ha osato decisamente. Sì, infatti dovrei essere abituato a questo freddo, ma un freddo così era un po' che non lo sentivo, neanche al costo domenica scorsa, perché è un po' umido qua anche. Comunque dai, è andata bene, anche se ho un po' di rammarico nel secondo tratto, nella parte più stretta, perché ho trovato veramente il record delle bandiere, tra bandiere gialle e rosse, macchine ferme, cioè sembrava che capitassero tutti che mi volevano fermare, però sono andato avanti lo stesso e per un pelino, ma ci sono rimasto dentro, ho portato a casa il secondo posto assoluto. Sì, effettivamente sono molto soddisfatto e sono contento per come è andata la gara, per me un terzo posto è più che buono. E andiamo avanti per migliorarci sempre, per cercare di crescere ancora un po'. Quarto posto assoluto per il potentino Achille Lombardi su Osella PA 2000. Molto contento per il modo in cui ha gestito le sue scalate nelle condizioni davvero complicate del tracciato, dove ha anche azzardato delle scelte. In verità in gara 1 proprio la mia esperienza mi ha un po' tradito, perché nella prima staccata della rotatoria sono andato dritto, le gomme erano fredde, l'asfalto è ghiacciato e ho lasciato un secondo e tre che mi è costato il terzo posto assoluto. Adesso sono stato un po' più restio perché ho visto che comunque la temperatura dell'asfalto era molto ma molto fredda e ho cercato di dare il massimo, infatti ho fatto un intertempo dove sono veramente contento nell'ultimo, nel guidato e mi sono anche tanto divertito. Quinta piazza per il giovane lombardo Giancarlo Maroni, primo tra le sport car motorimoto su Osella PA21 JRB Hayabusa da 1600 cc, con cui ha dato una bella prova di carattere e maturità sportiva alla sua prima volta a Fasano. Sesta piazza e seconda del gruppo E2 SC2000 per Dario Gentile su Osella PA21, che in gara 2 ha concretizzato il risultato. In ottava posizione Sebastiano Castellano, il giovane campano vincitore nel 2021, adesso sulla Osella PA21 JRB con motore Suzuki, seguita dall'Autosport Sorrento, rallentato da qualche noia tecnica di troppo, soprattutto in gara 1. La competizione ha aperto anche il campionato italiano Le Bicilindriche nella doppia valenza pista e salita, immediatamente acceso l'agonismo e numerose forze in campo. Le sfide hanno dato due volte ragione al calabrese Angelo Mercuri, che ha perfettamente ritrovato la sua Fiat 500, sebbene in gara 1 abbia lasciato un parafango contro una barriera. Seconda piazza per l'esperto padrone di casa Oronzo Montanaro, troppo cauto in gara 1. E terza piazza per il campione in carica della pista Ivan Lizio.